Gazzetta della Spezia è a Sarzana, al gazebo di Sarzana in Movimento. Vediamo il consigliere comunale e capogruppo di Sarzana in Movimento, Walter Chiappini. Buonasera consigliere. Questo gazebo ci racconta qualcosa? Si può chiamare l'inizio di un nuovo corso? No, non è l'inizio di un nuovo corso, forse è l'inizio di un nuovo nome, ma è comunque la continuità dell'attività che ho svolto fino a questo momento in Consiglio Comunale. E quindi ripartiamo dai contatti con la città, ci facciamo vedere, diciamo che ci siamo e incominciamo a informare la città, anzi continuiamo a informare la città, perché comunque i problemi che ci sono stati un po' annacquati da questa amministrazione negli ultimi tempi, per cui noi vogliamo ribadire invece la realtà reale, quello che realmente si vede per Sarzana e perché si vede quello che si vede per Sarzana. Le previsioni per il prossimo futuro, visto che ci aspettiamo tutti che i prossimi consigli comunali non saranno propriamente all'insegna del vogliamoci bene, visto gli ultimi avvenimenti. Sì, vogliamoci bene, non so se c'era prima, perché ovviamente le posizioni politiche erano comunque distanti, anche le posizioni reali sul territorio, su quello che si portava avanti, due visioni completamente contrapposte, però prima, come ho avuto modo di dire già altre volte, prima eravamo minoranza, e in quanto minoranza sì, dicevamo la nostra, ma cercavamo comunque di un dialogo con l'amministrazione, provavamo anche a fare delle proposte, le abbiamo anche fatte, hanno rifiutato tutto, si sono comportati arrogantemente, gli ultimi fatti hanno dimostrato che non è possibile dialogare con questa maggioranza e quindi da minoranza siamo passati all'opposizione. Sarà un anno di opposizione, presumo, se questo che volete sapere, assolutamente condivisa fra tutta la minoranza. Siamo tutti orientati sulla stessa strada, questo sarà l'anno in cui si dovrà dimostrare se questo sindaco e questa maggioranza hanno lavorato bene o se hanno lavorato male. Noi siamo convinti che abbiamo lavorato molto, molto male, questo è il primo gazebo con cui cominciamo a dimostrarlo e prossimamente cominceremo a fare anche le nostre proposte e avanzare probabili possibilità future. Il nuovo consigliere del Movimento 5 Stelle, l'avvocato Federica Giorgi, ha fatto un ottimo exploit e si può considerare ufficialmente nell'opposizione o nella minoranza a pieno titolo? Sì, assolutamente. La Federica Giorgi, oltre che essere un'amica, era anche nel gruppo del Movimento 5 Stelle, in cui ovviamente militavo anch'io, e quindi le posizioni sono completamente queste, sono le stesse nostre probabilmente. Quello che cambia è la politica del Movimento 5 Stelle rispetto a quello che invece noi avremmo desiderato di portare avanti, più un gruppo civico, veramente espressione del territorio e veramente portata avanti dalla base, cosa che non è stata. Però sì, l'avvocato Giorgi confido che farà parte di questa opposizione feroce che ci sarà nel prossimo futuro. Sarzana è ampiamente abituata alle sue battaglie in Consiglio Comunale, alla sua costante presenza nella stampa e a Sarzana si chiede che intenzione avrà Walter Chiappini nella prossima campagna elettorale. Questo gazebo ha un significato particolare per lei? Ha un significato particolare per il gruppo, gli amici che mi hanno supportato, sì, anche per me ovviamente. Sì, certo, questo è uno dei primi passi che faremo per dire a Sarzana che noi ci siamo. E noi ci siamo evidentemente vuol dire che ci sono anch'io. Su questo non ci piove, questo chiedono gli amici, chiede tanta gente che mi ferma per strada. La domanda mi ha fatto lei è la stessa che mi fanno in molti: cosa vuoi fare, cosa farai? Io continuerò indubbiamente, se questo è il percorso che Sarzana sceglierà, io ci sono. E la parola che ho dato quando sono entrato nel Movimento 5 Stelle, nonostante ora sia un autosospeso, la rimetto in campo completamente e io ci sono per Sarzana e per chi vorrà starci. Possiamo azzardare
definirla come il primo candidato ufficiale delle amministrative sardanesi del 2018? Ufficiale magari ancora no, però mi sembra che nelle parole che ho detto ci sia già una buona indicazione. Non lo dico io, lo dice il gruppo, lo dice la gente che mi ferma, quindi è ovvio, c'è una buona indicazione, sì. Benissimo, buona fortuna consigliere, allora buon lavoro. Grazie.